Continua la copertura del Nintendo Direct e siamo ormai arrivati agli sgoccioli. In questo video ricchissimo vorrei discutere con voi di Donkey Kong Country Returns HD, un annuncio che sul momento ho definito agrodolce, ma che più passa il tempo, più informazioni escono fuori e più mi sembra una grandissima occasione sprecata. Prima di entrare nel dettaglio però sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video, io ho detto tutto, iniziamo! Ormai sono diversi anni che seguo attivamente qui sul canale il mondo delle news videoludiche. Per quanto riguarda Nintendo ci sono due o tre argomenti che ritornano ciclicamente e adesso, arrivati alla fine del ciclo vitale di Switch, più o meno tutti i nodi sono venuti al pettine. Per farvi qualche esempio, Switch Pro ha ceduto ufficialmente il posto a Switch 2 e di Metroid Prime 4 abbiamo visto finalmente un trailer. Insomma, eventi di un certo rilievo che hanno chiuso una lunga stagione di speculazioni. C'è però un rumor che va avanti più o meno dalla notte dei tempi, su cui si sono espressi tutti, ma che fino ad ora si è concretizzato in un nulla di fatto. C'è tantissima attesa per un nuovo titolo della saga di Donkey Kong, che sia un collectathon 3D alla DK64, un platform 2D che porti avanti l'eredità dei Country o un qualcosa di più sperimentale alla Jungle Beat. Alla community andrebbe bene qualsiasi cosa, eppure giustamente, in fondo non stiamo parlando di una serie di nicchia o di una IP elevata a cult da un manipolo di hardcore gamer. Senza Donkey Kong non sarebbe esistito Mario, la trilogia dei Returns per molti rappresenta l'apice qualitativo sia tecnico che di gameplay dell'era 16-bit e Tropical Freeze è universalmente riconosciuto come uno dei migliori esponenti di sempre del platforming bidimensionale. Però appunto è passata ormai una decina di anni dalla prima uscita di Tropical Freeze e fa veramente male realizzare il fatto che non solo un silenzio così lungo è a dir poco criminale, ma che non è neanche la prima volta che la serie di DK viene dimenticata in un cassetto per dei lunghi intervalli di tempo. Su una console così popolare come Switch, dove praticamente tutte le serie ospitate hanno infranto i loro precedenti record di vendita e anche IP secondarie hanno trovato finalmente l'attenzione che si meritavano, penso ad esempio a Pikmin, è proprio strano che Nintendo non abbia provato a dare nuovamente il ruolo di protagonista allo scimmione. E le speculazioni non nascono dal nulla, visto che intorno a questa IP c'è un grandissimo fermento. Non dimentichiamoci che Donkey Kong è uno dei protagonisti del film uscito lo scorso anno e anche il soggetto attorno al quale sarà costruita l'espansione dei parchi a tema in arrivo il prossimo anno. Se il successo del film di Super Mario ha fatto sì che Nintendo piazzasse in modo molto tattico l'uscita di Mario Wonder e Princess Peach, il brand di Donkey Kong invece era stato toccato solo marginalmente tramite il remake di Mario vs Donkey Kong. E ora arriva questo, il porting in HD di un titolo Wii che su Switch avrà la sua terza versione. Partiamo dalla nota positiva, forse l'unica. Effettivamente questa su Switch ha tutte le carte in regola per diventare la versione definitiva di un gioco che presenta i suoi problemi nelle precedenti edizioni. Su Wii il titolo girava a 60 fps ma aveva i motion control obbligatori e anche inseriti a forza. Su 3DS invece il gioco aveva un sistema di controllo molto più umano, qualche contenuto aggiuntivo, ma anche un framerate dimezzato e una grafica non proprio entusiasmante. Su Switch quindi avremo il meglio dei due mondi, i 60 fps, l'assenza dei motion control o al massimo la possibilità di attivarli a piacimento e tutti i contenuti aggiuntivi presenti nel remake 3DS. Che sì, per carità va benissimo, ma sembra un po' poco per giustificare una riesumazione del genere, considerando anche che il suo seguito, portato da Wii U su Switch nel 2018, aveva qualche novità in più rispetto al gioco base, come ad esempio la presenza di Funky Kong che fungeva da easy mode per i nuovi giocatori. Ma ricordiamoci che Tropical Freeze su Switch viene visto da tutti quanti come uno di quei porting Wii U che aggiungono ben poco all'esperienza originale. Ma visto che stiamo parlando di un titolo in uscita il prossimo anno, per carità, possiamo sempre sperare che Nintendo non abbia svelato tutto quello che c'è da sapere su questo porting. Però sono emersi dei dettagli poco incoraggianti che ridimensionano il già piccolo entusiasmo attorno a questo progetto. Ad esempio, sapete chi sta lavorando a questa versione HD? Non uno studio interno Nintendo, non un qualche volenteroso team second party, ma tenetevi forte, Forever Entertainment. Un nome che sicuramente vi sarà capitato di incrociare su Switch. Si tratta infatti di uno studio tristemente noto per due attività ben distinte. Da una parte, sotto l'etichetta Forever Entertainment vengono pubblicati centinaia di titoli di bassissima qualità che intasano le pagine dell'eShop. È molto facile vantarsi di essere uno dei più grandi publisher su Nintendo Switch al mondo, quando la tua lineup è composta da capolavori come Aeolis Tournament, Frontline Z e Green Hell, ma quelli di Forever Entertainment hanno affiancato a questa attività da publisher anche quella di sviluppatori, beccandosi da nomi giganteschi
gigantischi come quelli di Square e Sega il compito di produrre remake di Front Mission, Panzer Dragoon e The House of the Dead, giochi che vi ricordo sono stati accolti molto negativamente dalla critica e dal pubblico perché al lancio presentavano numerosi problemi tecnici. Però nel 2021 Forever Entertainment aveva reso noto tramite un comunicato stampa di aver chiuso un accordo con Nintendo che le avrebbe garantito supporto finanziario al fine di lanciare numerosi titoli su Switch, e probabilmente questo porting in HD di Donkey Kong Country Returns è il frutto proprio di questo accordo. Come sia possibile che Forever Entertainment, nonostante la bassissima qualità dei suoi lavori, riesca a stringere delle collaborazioni così importanti, rimane un grandissimo mistero. Probabilmente offrono dei servizi a costo zero, ma questo si riflette poi nei prodotti finali. E purtroppo neanche Donkey Kong sembra salvarsi da questo trattamento a risparmio. Alcune comparazioni dettagliate tra i trailer del Direct e le immagini della versione Wii dimostrano come, a fronte di alcuni innegabili miglioramenti, ci siano in realtà tantissimi problemi tecnici prima non presenti, come effetti renderizzati in modo incorretto o addirittura mancanti. Vi lascio in descrizione un video dove vengono esaminati nel dettaglio tutti questi downgrade, che definire preoccupanti è abbastanza riduttivo. Certo, c'è ancora tempo per migliorare la situazione e l'uscita prevista per il 2025 fa ben sperare che Forever Entertainment abbia tutto il tempo per correggere il tiro, ma forse proprio questa data è l'ennesimo indicatore che c'è qualcosa che non va in questo progetto. Per la generazione Switch Nintendo ci ha abituato a una programmazione abbastanza serrata, con pubblicazioni previste in prossimità dei loro primi annunci e a volte addirittura con degli shadow drop che hanno saputo cogliere tutti quanti di sorpresa. Questo perché ha risaputo che tanti progetti sono rimasti in seconda fila, seppur pronti da mesi, se non addirittura da anni. Ritrovarsi un porting così essenziale spostato al 2025, più che un'esigenza produttiva, sembra indicare semplicemente la volontà di avere qualcosa di pronto per accompagnare l'apertura del parco Universal che avverrà proprio il prossimo anno. Insomma, più che una lettera d'amore verso i fan o il primo passo verso la rinascita videoludica di un brand, Donkey Kong Country Returns HD sembra più un fermaposto pubblicitario per promuovere l'attrazione principale, che non è neanche un videogioco. Sarò felicissimo di sbagliarmi, ma intanto vi lascio con quella che è la domanda che dovremmo farci tutti quanti. Quanto costerà questa remaster in HD? Su Switch abbiamo lavori monumentali come Prime Remastered venduti a 40 euro al lancio, ma anche porting in HD da Wii U venduti a prezzo pieno. Considerato che Donkey Kong rimane un nome di richiamo, vabbè, avete capito, vi aspetto nei commenti. E questo però è tutto per oggi, fatemi sapere cosa ne pensate di Donkey Kong Country Returns HD, se condividete le mie perplessità o se magari siete più speranzosi nei confronti di questo progetto. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro di Michele K, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...